Perché eiaculare spesso fa male all'uomo? E poi ancora, c'è una differenza tra eiaculare dopo una pratica di autoerotismo ed eiaculare invece all'interno del rapporto sessuale? Lo scopriamo in questo video in cui vi spiegherò anche cosa c'è alla base della capacità di gestione della vostra sessualità e quindi della capacità poi di poter avere rapporti più appaganti e anche più energia vitale a vostra disposizione. Prima di passare ai contenuti di oggi, vi dico chi sono in breve. Mi chiamo Isabelle Grand e mi occupo di benessere psicofisico. Quindi dobbiamo lavorare su corpo, mente e anima. Se vogliamo stare bene, avere una vita appagante e risolvere i nostri problemi. Per informazioni, la mia mail è isabel.legrand@libero.it, anche per eventuali consulenze personalizzate. Bene, quindi passiamo ai contenuti di oggi. Eiaculare spesso fa male all'uomo, perché significa gettare delle energie vitali. Il seme dell'uomo contiene preziose energie vitali. Questo lo dicono i maestri taoisti, ma lo dicono anche, diciamo, tutti i maestri che fanno un certo tipo di percorso di risveglio e di evoluzione interiore e che quindi hanno bisogno di conoscere bene le energie e di lavorare sull'energia, di saperla muovere, di saperla gestire. Il rapporto sessuale, secondo quest'ottica, non è solo, come per noi occidentali, uno sfogo momentaneo. Io desidero fare questa cosa, ho questo stimolo, lo faccio, mi sfogo e soprattutto per l'uomo cosa succede dopo? Ho questa fase di rilassamento e anche cosa che dovreste sentire di perdita di energie, quindi una certa stanchezza e spossatezza che a volte si trasforma anche in una leggera frustrazione, ecco. Quindi, punto fondamentale, se io voglio avere più energie e voglio imparare anche a gestire meglio il rapporto sessuale, quindi aumentare la durata, imparare a non eiaculare precocemente, se ho delle problematiche posso risolverle perché con gli esercizi e le tecniche taoiste io imparo a gestire delle energie e posso risolvere diverse problematiche. Ecco, allora, se voglio fare tutto questo, devo avere una forte motivazione, che non è solo aumentare la performance sessuale. Se noi ci mettiamo in quell'ottica lì, diciamo di così, solo materialistica, solo rivolta a un piacere momentaneo, abbiamo sbagliato in partenza e non otterremo risultati. Le tecniche taoiste possono essere messe in pratica da chi ha un forte desiderio di evolversi, di diciamo di risveglio, di fare un percorso di crescita anche spirituale. Perché? Perché l'energia, appunto, anziché gettarla al vento, quindi con l'eiaculazione, qual è lo scopo? Portarla verso l'alto, lungo la spina dorsale, verso l'alto e distribuire l'energia nei vari organi del corpo umano che ne hanno bisogno. E questo si può fare tramite vari esercizi, alcuni dei quali ho già descritto nei miei video, ecco, di cui vi posto anche alcuni link qua in descrizione. Per cui io devo essere consapevole di quello che succede dentro di me e avere il desiderio vero, genuino di imparare a usare le mie energie. Non si tratta di voler potenziare una parte puramente fisica e nemmeno ci riuscirò perché io devo prima fare un lavoro su me stesso, respirazioni, meditazione e imparare a conoscere
e a gestire le mie energie. Poi lo potrò fare anche nell'ambito sessuale e quindi gestire meglio la mia sessualità. Per cui il presupposto di tutti questi esercizi taoisti è proprio la volontà di avere un utilizzo diverso delle energie. Poi imparerò a mandare le energie verso l'alto, imparerò l'eiaculazione interna, eccetera, eccetera, ma devo partire dall'ABC, non posso partire dai livelli avanzati. E l'ABC è iniziare proprio a conoscere se stessi, a percepire le proprie energie attraverso pratiche di respirazione e meditazione. Per esempio anche l'orbita microcosmica, vi posto il link anche di questa, gli esercizi dell'orbita microcosmica, cioè immaginare questi canali, un canale funzionale che è quello davanti, il canale governatore che è quello dietro, che scorre lungo la spina dorsale, dal perineo lungo la spina dorsale. Ecco, è fondamentale che io faccia questi esercizi preliminari per lavorare su di me e avere padronanza delle mie energie, altrimenti anche nella sessualità non riuscirò ad avere dei risultati. Poi, secondo punto, c'è una differenza tra eiaculare da soli dopo una pratica di autoerotismo ed eiaculare con la propria donna. Tutti i percorsi taoismo, percorsi di risveglio ci insegnano che è più funzionale eiaculare in un rapporto, nel rapporto con la propria donna. Quindi sarebbe bene per preservare le proprie energie evitare l'autoerotismo. Al posto dell'autoerotismo, come dicevo, per evitare di gettare al vento il proprio seme, ci sono tutti questi esercizi, come l'esercizio del cervo ed altri esercizi come affilare il coltello, che aiuteranno a gestire ed incanalare diversamente le proprie energie. Mai reprimere, non si tratta mai di reprimere, si tratta di indirizzare diversamente. Ecco, quando dovete proprio scegliere di eiaculare, fatelo con la vostra donna, è molto più funzionale a livello energetico. Bene, quindi per questo video è tutto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.